Nel video Il discorso di Critognato compaiono alcuni esempi dell'uso di videor videris visus sum videri. Si tratta della forma passiva del verbo video, che in latino significa vedere. In realtà, solo raramente, videor viene impiegato in latino con il significato di essere visto. Vediamo perché, analizzando due scene tratte dal discorso di Critognato. Mi melius videtur, mi sembra videtur, preferibile melius, facere, fare, quod nostri maiores, quel che i nostri antenati fecerunt, fecero contra cimbros et teutones, contro i cimbri e i teutoni. Due osservazioni. La prima: abbiamo tradotto videtur, presente indicativo di video terza persona singolare passiva, non con è visto, ma con l'impersonale sembra. Mi melius videtur, mi sembra preferibile. Se analizziamo il periodo, mi melius videtur è la principale, facere è la subordinata con l'infinito. Anche nell'ultimo intervento di Critognato non possiamo tradurre videntur con essi sono visti, perché qui, come nel caso precedente, videor significa sembrare, ma con una differenza molto significativa che riguarda la sua costruzione. Traduciamo alla lettera. Romani, vero, mi videntur. A me i romani sembrano invece. A questa, che è la principale del nostro periodo, segue l'infinito futuro, consessuri esse. Quindi, sempre alla lettera, a me i romani sembrano invece essere per insediarsi. Ovviamente si tratta di una traduzione non accettabile in italiano. Come vedremo meglio più avanti, con altri esempi, qui videor è impiegato nella forma personale, mentre in italiano sembrare è usato nella forma impersonale. La traduzione corretta è dunque la seguente: mi sembra che i romani si insedieranno.